intro su che cos'è questo progetto e un po' quali sono gli obiettivi. Se qualcuno ha già sentito questa storia, chiediamo scusa, anzi chiedo innanzitutto scusa. Oltre a questo, insomma, cercheremo di tenere questa, chiamiamola presentazione, in realtà la più informale possibile, cercando anche, se possibile, appunto, se volete intervenire, di aprire a un dialogo, una chiacchierata. Io appunto mi chiamo Teddy Cristoforo, sono un linguista e insieme ad Elia Giacobazzi ho lavorato a alcune implementazioni di questo progetto di un archivio di fonti orali. L'archivio di fonti orali è un progetto che è nato nel 2018 e che inizialmente contava un numero abbastanza esiguo di partner. Questi partner si sono allargati e dall'anno scorso abbiamo tra i partner anche Conoscere Linux, un'associazione di Modena che si occupa di open source, corsi di formazione sull'open source, in generale di fare, prototipi o comunque insomma, di sperimentare con l'informatica sempre appunto nell'ottica dell'open source. Il progetto inizialmente vedeva anche come collaborazione l'Università di Modena. Opera su quella zona ormai dal 2015, unità del quartiere. All'interno di questo progetto è emersa quasi fin da subito una necessità che era quella di raccogliere, sistematizzare, ordinare, catalogare quelle informazioni, quelle memorie che emergevano dal confronto con gli abitanti del quartiere. Tengo questa intro abbastanza breve solo per dire che appunto dall'idea di avere un sistema per poter sistematizzare queste informazioni, questi dettagli, queste memorie del quartiere, date direttamente dai protagonisti, molti dei quali artigiani o ex artigiani che hanno contribuito alla creazione di questo villaggio, nell'ottica di sistemare queste informazioni, ci siamo messi in mezzo mettendo in campo le competenze da un lato informatiche di Elia, dall'altro linguistiche mie, per cercare di trovare una struttura e una metodologia, sempre in divenire, si tratta appunto di un prototipo, per garantire l'accesso libero a queste informazioni e pertanto tutto l'archivio e i dati insomma, di cui parleremo oggi sono rilasciati con licenza Creative Commons quando si tratta di materiali d'archivio o con licenze open source quando si tratta di software utilizzato per fare questo tipo di operazioni sui dati. Ed è un archivio che è anche pensato per essere il più interdisciplinare possibile. L'idea quindi è di avere una struttura che va a catalogare dati e metadati, e andremo a vedere un po' anche nello specifico che tipologie di dati e metadati ci sono, e diciamo, catalogare queste informazioni nella maniera più neutra possibile, in modo da far sì che altre persone interessate a fare ricerca su questi dati possano adattarvi questi dati ad altri scopi. Direi di aver già detto fin troppo, intanto se ci sono domande, sia per questa parte introduttiva, sia per qualsiasi altra cosa che diremo nel corso di questa chiacchierata, scriveteci pure in chat e se volete prendere parola benissimo, così magari insomma, facciamo due chiacchiere anche proprio verbali, diciamo così. E io lascerei la parola intanto ad Delia, che anche nel flusso di lavoro che andremo a spiegarvi è, diciamo, il primo pezzettino di una catena di operazioni che si vanno ad incastrare. C'hai il microfono spento. Lo so. Okay. Allora, chiedo scusa per le cuffie da streamer su Twitch, ma sono l'unica che ho a disposizione in questo momento. Io soltanto breve me le cavo via e tanti saluti. Allora,
Facciamo partire le slide, magari. Un secondo. Ditemi se si vede. Perfetto. Allora, machine learning e fonti storiche. La mia parte riguarda molto in breve. Scusate. Allora, machine learning e fonti storiche. Quello che ho fatto e quello che vi presenterò in questo momento si tratta di tecniche expertise e chi più ne ha chi ne più ne metta nell'ambito del machine learning applicato per l'appunto su questa questione dei dati, delle fonti storiche del progetto AFOR. Allora, in particolare, proprio in brevissimo, i punti salienti sono il concetto dell'OCR, l'LSTM, vedremo dopo di cosa si parla, computer vision e documenti storici. Come mettere insieme tutti questi bellissimi termini che al momento per alcuni di voi potrebbero essere completamente ignoti e non sembrare... Niente, la chat mi è sparita del tutto, fa lo stesso. Ok, allora, andiamo con ordine. Chi sono io? Mi chiamo Elia Giacobazzi, in parte mi ha già presentato Matteo Di Cristoforo. Sono un matematico di studi e quant'altro, un informatico e un imprenditore. Per l'esattezza sono laureato in matematica, ho la laurea magistrale in matematica, è una passione che porto avanti da anni e anni. Nell'ultimo decennio ho scoperto una forte passione anche per l'informatica. Queste due passioni sono andate poi a confluire in un unico campo comune che è quello del machine learning, ovvero l'applicazione di modelli anche avanzati della matematica, dell'analisi, del calcolo, all'interno di applicazioni poi realmente informatiche. Sono i software del futuro, fondamentalmente, quindi mi ci sono buttato a capofitto quando ho scoperto di cosa si trattava. In particolare, ormai quasi 4 anni fa, ho cominciato un progetto di un'azienda, Leula SRL, che tratta per l'appunto di consulenze su quest'ambito. Siamo partiti con un discorso più legato alla matematica per lo scopo industriali e poi siamo arrivati a trattare anche software magari più classici come gestionali o altra roba, ma in particolare il mio focus in questo momento è proprio sul discorso del machine learning. Più sulla computer vision che altri ambiti, ma essendo un discorso così tanto in mutamento, in evoluzione, ogni anno cambia tutto, quindi è inutile che metto delle etichette che non servono. E come diceva Matteo, io faccio parte dell'associazione Conoscere Linux, trattiamo di open source ad ampio raggio, corsi di informatica dagli anziani ai giovani, a chi è interessato, fino anche a corsi anche abbastanza avanzati. Sul sito c'è tutto, adesso vabbè, col Covid siamo un pochino rallentati, ma gli anni scorsi eravamo arrivati a fare anche un buon numero di corsi per tutto l'anno, che coprivano un po' tutte le fasce di interesse. Non sto a presentare più di tanto il concetto di AFOR. AFOR, tutto questo, il progetto AFOR, legato a quanto presentato per realtà Matteo, quindi in realtà queste slide sono abbastanza superflue. E andiamo direttamente sul progetto. Per l'appunto, AFOR va a concentrarsi su quello che erano i reperti, insomma, le fonti orali di questo del villaggio artigiano di Modena Ovest. Negli anni scorsi, con Conoscere Linux, abbiamo impostato, con l'operazione che Conoscere Linux, abbiamo impostato il caricamento dei video, delle interviste sulla piattaforma archive.org e era nato il progetto per creare un portale per l'archiviazione dei dati, documenti, foto, video, tutto quanto. Il portale è ancora in fase di costruzione e secondo me con l'anno nuovo dovremo anche riuscire a avere qualcosa di effettivamente presentabile al pubblico. Ci stiamo lavorando, insomma, comunque ci arriviamo. Vabbè, il sito di Ovest ha tutti i discorsi del portale, ma per quello troverete tutti i riferimenti in giro, vaganti, sul web, eccetera. E qua subentro io.
era nata questa esigenza di applicare nuove tecnologie, in particolare legate al mondo del machine learning, per risolvere problemi su documenti effettivamente storici, non digitali, non nati nell'era di internet e dei computer, ma nati prima, quando ancora si scriveva a macchina, si stampava con del ciclostile o spesso si scriveva a mano. Le foto erano ancora mezze bianco e nero, mezze no, e non abbiamo registrazioni digitali di questo mondo. Come può aiutarci il machine learning? Sono dei microfoni aperti. Chiedo gentilmente di chiudere i microfoni. Grazie. O meglio, qual è il nostro scopo? Qual è il nostro scopo nell'applicare questo tipo di tecnologia? Arrivare intanto a semplificare la raccolta dati, la gestione in particolare la digitalizzazione di questo tipo di fonti, che a breve vi mostrerò con dettaglio. Estrapolare nuove informazioni, quindi dai dati che abbiamo, estrapolare nuove informazioni, nuovi legami, nuove relazioni tra questi dati e tra tutti i vari attori nel discorso, e aumentare il più possibile l'accessibilità a questi dati, in tutti i modi possibili. Partiamo dai dati, perché se non abbiamo i dati non ci facciamo niente. Cosa abbiamo e cosa cerchiamo? Allora, in breve, interviste video, cuore pulsante del progetto e motore che ha mosso tutta questa operazione. Ovvero interviste agli attori, ai protagonisti di questo villaggio. Documenti storici, in particolare giornali, riviste, documenti, insomma, di varia natura, e che è quello su cui mi sono concentrato principalmente io, e poi vi spiegherò i motivi della nostra scelta. Foto, quindi posti, luoghi e quant'altro, e utensili. Allora, vediamo brevemente le varie cose. Allora, innanzitutto le interviste video, chiaramente caricate su archive.org, quella che vedete in movimento è l'intervista a Fantoni, se non sbaglio, un altro personaggio incredibile, l'intervista mi ha fatto sbellicare. Si tratta di interviste video, tra l'altro a camera fissa, in cui c'è una persona che parla in un flusso di pensieri, fondamentalmente, quindi racconta storie, aneddoti e quant'altro. In questo caso i dati che avevamo a disposizione, a parte il flusso audio-video che però non ci aiutava più di tanto, soprattutto la parte video, e il flusso audio invece c'era interesse nel discorso delle trascrizioni, in parte già realizzate a mano, soprattutto con l'ottica di avere dei sottotitoli, ma arrivare ad avere comunque trascrizioni di questi flussi audio, di questa fonte orale, permette poi di crearne traduzioni, sottotitoli più o meno elaborati, poter eventualmente anche arrivare a suddividere in capitoli, quindi ad esempio i vari argomenti trattati durante il video, e arrivare a estrapolare eventualmente anche parole chiave, argomenti, temi. Tutta questa roba qua, nel mondo del machine learning, sta diventando sempre più di interesse. Pensate ad esempio a YouTube, che ultimamente ha cominciato a suddividere molti video per capitoli. Adesso penso che in buona parte siano fatti manualmente, ma ci sono degli articoli, dei paper, che vanno per cercare di automatizzare questo tipo di task, che di solito sono anche laboriosi per un essere umano. La trascrizione, stesso discorso. Fare trascrivere un video a un essere umano, un audio a un essere umano, è un lavoro intensivo. Sono tutti temi che, quando abbiamo cominciato a guardare sul progetto, erano tra le varie proposte su dove poter andare a automatizzare. Essendoci non tantissimi video e non tantissimo tempo e risorse a disposizione, abbiamo accantonato questo tipo di cose, ma sono rimaste tra i possibili espansioni future. Gli utensili, in realtà non dirò quasi nulla perché è stato, penso, abbastanza trattato nell'altro corso parallelo di scansione 3D. In questo caso si tratta di utensili effettivamente usati nel villaggio, in alcuni casi donati, in altri casi forniti
forniti per le esposizioni e quant'altro, e l'obiettivo è proprio quello di preservare questi oggetti ed eventualmente arrivare anche a digitalizzarli, per l'appunto con la scansione 3D, e espanderli, partendo dall'oggetto della scansione, da questa griglia che descrive l'oggetto, che può permettere di mantenerlo anche quando l'oggetto non esisterà più. A questo si possono poi agganciare nuovi dati, nuove informazioni che verranno aggiunte da storici, dagli operatori e anche dal lavoro che viene fatto nelle altre parti. Le foto anche qua brevemente, e abbiamo pensato di fare rilevamento contenuti, di cercare di estrapolare parole chiave o descrizioni automatiche, anche qua. Sono tutti temi che in questo momento ci si sta facendo molta ricerca, ci sono algoritmi anche molto interessanti per lavorarci sopra, ma dovendo battezzare qualcosa su cui lavorare per poi arrivare a una presentazione entro la fine dell'anno, tra l'altro il Covid non ha aiutato purtroppo, perché il tempo è stato quello che è stato, alla fine abbiamo deciso di concentrarci sui documenti. Io fondamentalmente ho lavorato su tre gruppi. In un caso erano dei giornali, il giornale della Casona, e realizzati con la ciclostile, e dovevamo un sacco di pagine. Non sono così banali da trattare, perché sono comunque una via di mezzo tra una scrittura a mano / a macchina e una scrittura invece più digitale, più proprio a macchina vera e propria. Anche qua i temi sono sempre quelli. Ah, giusto, giornale della Casona, vari libri che erano stati recuperati e che sono stati scansionati, e i vari volantini, pubblicità, cioè dei vari luoghi, le varie officine, negozi e quant'altro. E vedremo dopo farò vedere qualche esempio man mano che andremo avanti con le slide. Anche qua il tema è la digitalizzazione, quindi poter preservare questi tipi di oggetti, che in realtà è già stato fatto tramite le scansioni e le foto di questi documenti. La trascrizione, che invece è il punto focale che andrò a trattare tra poco, ovvero passare da una foto su cui non posso fare molto altro se non guardarla e leggerla, arrivare a qualcosa di trascritto, qualcosa di digitalizzato. Da questo qualcosa di digitalizzato è possibile poi estrapolare parole chiave, effettuare ricerche, quindi cercare parole specifiche, cercare determinati contenuti, ed è possibile aumentarne l'accessibilità ad altissimi livelli. Probabilmente c'è una slide, esatto. Tutto questo, come ha detto anche il buon Matteo, per potenziare l'accessibilità. Come fare questa cosa qua? Con parole chiave, estrapolando le informazioni essenziali dall'oggetto. Parole chiave o, in gergo tecnico, metadati, ovvero partendo dal mio oggetto multimediale, che può essere un video, può essere un testo, può essere un'immagine, ottenere una sequenza di informazioni che descrivono questo oggetto, ma non solo l'oggetto. Data una foto, la descrizione del contenuto, i colori principali, se è in bianco e nero a colori. Dato un video, la trascrizione, i temi, gli argomenti, i tag, e chi più ne ha più ne ha. Quindi fondamentalmente, qualunque cosa volessi andare a fare, lo schema è sempre questo. Si parte da un media, quindi non so se si vede il mouse, si vede il mouse? Ok. Si parte quindi da un media, un oggetto multimediale, un documento storico, digitalizzato in maniera molto grezza, lo si elabora tramite software o algoritmi specifici, si estrapolano queste informazioni, grezze volendo. Qua in mezzo in realtà c'è una fase che è stata un po' nascosta, ma c'è, e sarà in realtà la parte di Matteo. Una volta che io ho queste informazioni digitalizzate, strutturate, questi metadati, io posso poi condividerli, renderli disponibili a sviluppatori sul web, cioè il login di GitHub, renderli, caricarli su un sito, su una piattaforma che li faccia vedere all'utente, con cui posso interagire, o comunque renderli condivisibili in modo tale che altri possano poi lavorarci sopra ed espandere la conoscenza su di essi. In particolare, ad esempio, questo esempio, un concept che uno potrebbe fare, ad esempio dire, una volta che io ho estrapolato
ho la mia immagine. Sulla mia immagine posso estrapolare un blocco di testo. Questo blocco di testo diventa a questo punto un blocco di testo digitale su cui posso fare tutto quello che voglio. Uno può anche arrivare a poter a quel punto zoomare, vederlo, leggerlo senza avere i problemi di magari legati ai caratteri o a errori di stampa, roba del genere. Se non anche arrivare magari a fare una lettura automatica, tipo quello che succede nei musei o nel caso delle persone non vedenti. O addirittura fare traduzioni. Questo potrebbe essere un esempio di un sito che rende disponibile questo tipo di documenti. Esattamente come quelle piattaforme nei musei che ti permettono di accedere ai dati con le cuffiette o cliccando, valutando, cercando informazioni sulla cosa specifica, eccetera. L'hyperlink di Wikipedia, fondamentalmente. Ma dietro io ho bisogno di avere dei dati strutturati. E in particolare la cosa interessante è arrivare non solo ad avere una trascrizione, ma avere anche proprio dei dati strutturati, suddivisi in titoli e paragrafi. Questo è una sorta di pseudocodice HTML o XML, per chi sa di cosa sto parlando. Perché non basta solo avere l'elenco delle parole, serve anche sapere dove sono posizionate, come sono posizionate, cosa sono, altrimenti posso farci poco. Nel nostro caso ci siamo focalizzati, più che altro per poter sfruttare al massimo le competenze di Matteo, su un formato molto strutturato, molto, tra virgolette, stupido, un CSV, una tabella, dove fondamentalmente io mi sono concentrato sull'estrapolare i blocchi di testo, per l'appunto, dei giornali della Casona, per fare un esempio, indicando il testo contenuto in quel blocco, la posizione di quel blocco, che è già abbastanza per avere comunque una mezza suddivisione a paragrafi, e se l'algoritmo è fatto bene ti becca anche i titoli e quant'altro, in realtà. Posizione, larghezza dei box e il testo contenuto. Perché mi è servito trovare un formato standard di condivisione? Perché io di linguistica non so praticamente niente. Non so fare tutte le analisi di cui poi vi parlerà Matteo. Quindi mi sono concentrato sulla mia parte, ovvero una parte più legata al mondo della computer vision, partendo da un dato multimediale grezzo, ottenerne un dato strutturato. Questo è il dato multimediale grezzo, questo è il dato strutturato, neutro, libero da ogni vincolo di sorta. Io ho lavorato sulla mia parte. Da qua in poi uno può fare quello che vuole, in questo caso dargli mano a un altro esperto del suo settore che possa fare ad esempio un'analisi, in questo caso semantica e linguistica, di cui verrà trattato nel secondo modulo di questo corso, per poi arrivare a un risultato. Oppure ad esempio uno può mettersi lì, costruire, dargli mano a un informatico e fargli sviluppare una demo, un portale che, partendo sempre da quel dato grezzo, poi lo strutturi per renderlo più fruibile. Le possibilità sono infinite. È chiaro che è importante questo lavoro di squadra, perché io non potrò avere tutte le competenze necessarie per fare un intero progetto, ma sarà necessario poter suddividere, modularizzare il tutto. Vedremo poi col preprocessing che anche le singole fasi possono essere a loro volta modularizzate, tra l'altro. Comunque tornerò su questo concetto un paio di volte. Bene. Nella pratica, cosa ho fatto? Ho fatto un OCR. Per chi sa di cosa sto parlando, sa benissimo che si tratta in realtà di software abbastanza banali, già sulla piazza da un po' di tempo. A dirla tutta, tanto, per chi non sa cos'è un OCR è un software di rilevamento caratteri, ovvero ti do un'immagine, lui ti dice dove si trovano i caratteri e che caratteri sono. In alcuni casi beccano anche le parole, in alcuni casi beccano anche paragrafi e titoli. Dipende quanto è sofisticato, funzionano bene o male in base al tipo di contesto e sono in giro da un po'. I primi esempi di OCR risalgono dal 1912. Parliamo di robe super meccaniche che facevano delle robe allucinanti. È una tecnologia però che ha avuto la sua massima esplosione in realtà negli anni 70-80 con l'arrivo dei primi calcolatori, dove si è cominciato a creare degli OCR digitali, quindi che riuscissero a sfruttare al massimo la potenza di calcolo dei computer. Spesso usando strategie della serie vado a cercare i punti in comune a una serie di lettere tutte uguali.
funziona nella pratica, come ho detto prima, parto da un'immagine, lo faccio macinare a una macchinetta software, quello che ottengo è da un'immagine probabilmente anche degradata o comunque non precisa, ottengo un testo completamente digitale. Questa è un'immagine, questo è il testo. Allora, qua. Nel nostro caso, in realtà, l'algoritmo è un po' più sofisticato, ovvero a noi ci interessava identificare le zone contenenti il testo, in particolare a paragrafi o a blocchi di testo, ripulirle facendo delle operazioni di pre-processing da ombre, casini, colori strani, sporcizie varie, e infine trasformarle dall'immagine al testo. Scusate se mi ripeto, ma il concetto è importante. Per darvi un'idea di qualche applicazione pratica utilizzata tutt'oggi di queste tecnologie, il simpatico autovelox che vi fa la multa quando andate troppo forte, la targa viene fotografata, individuata e trasformata in un file testuale per poterlo poi far elaborare all'elaboratore. Le poste utilizzano sistemi di OCR anche abbastanza complessi per poter riconoscere l'indirizzo senza doverlo tutte le volte trascrivere a mano, perché giustamente l'etichetta che attacchi, soprattutto quando la prepara un utente a casa, non è digitalizzata. Funziona bene o male in base al contesto, ma arriveremo ai limiti dell'OCR a breve. Ho scoperto di recente che ci sono un sacco di progetti che per recuperare vecchi documenti storici, anche antichi, tipo in questo caso esempio è un libro di Archimede, e vengono utilizzate tecniche simili all'OCR per ricostruire i caratteri mancanti di questi documenti, o in alcuni casi che proprio dato un testo magari rovinato, caso di un incendio, cosa, cercare di capire cosa manca in quel testo lì, tramite tecniche di questo tipo. L'LSTM, tra l'altro, in questo aiutano parecchio. O, cosa che quasi tutti avete a casa, molte stampanti, quando non sono eccessivamente stupide, quelle con lo scanner ovviamente, e spesso fanno delle operazioni di pulizia dell'immagine per ottenere un documento. Quindi fare questo vi permette di avere dei documenti tipo PDF ricercabili o selezionabili e che pesano un po' meno. Funziona o non funziona, una delle mie stampanti lo fa, l'altra lo fa male. Scusa, una non lo fa, l'altra lo fa male. Quindi in realtà è il futuro di 30 anni fa che ancora non è arrivato. Ma va bene così. Cosa abbiamo usato? Tesseract, che non è l'oggetto degli Avengers, quel dannato cubo maledetto. Tesseract è una libreria, è una libreria ottimizzata per il task dell'OCR, open source, spinta parecchio da un team all'interno di Google, o comunque da Google in generale, quindi è alla base, tra l'altro penso sia alla base, almeno a livello concettuale, di tutta una serie di paper e anche poi del loro software OCR che montano poi nella loro cloud. Però potrei sbagliarmi su questo. Comunque, diciamo, questo è un buon benchmark, un buon sandbox per poter lavorare su questo tipo di strategie, solido e funzionante. Io nel mio caso ho usato l'interfaccia per Python, quindi c'è il wrapper per Python, quindi la libreria PyTesseract, che ha fondamentalmente, penso, 10 chiamate in tutto, tutte con lo stesso tipo di opzioni, tra l'altro, di cui in realtà effettivamente utilizzabili tre, di cui una neanche la uso. E qua c'è un esempio di codice per chi mastica un po' di Python: uno si porta alla libreria, carica l'immagine in un formato compatibile, dovrebbe essere un formato di tipo matrice, in realtà un array di NumPy, per chi sa di cosa sto parlando, e poi fai PyTesseract image to string, da un'immagine a una stringa di testo. Gli passi l'immagine e lui ti sputa fuori il testo. E il testo è quello che trova dentro l'immagine. Molto semplice e molto immediato. C'è altre funzioni interessanti, c'è un esempio più avanti, che poi vi spiegherò in modo perché è importante, l'altra chiamata che è image to dati invece. È che image to boxes, ma funziona un po' peggio.
Vantaggi di Tesseract: è open source, permette di fare fine tuning. Per i non addetti al lavoro vuol dire praticamente una volta che lo uso su dei dati, ottengo i risultati, correggo i risultati e c'è questa procedura per cui riaddestro il software e faccio in modo che il software sia più efficiente sul tipo di dati che ho a disposizione io. Però per farlo devo prima correggere il risultato con l'algoritmo grezzo, tipico degli algoritmi di machine learning, in particolare reti neurali e compagnia cantante. Flessibilità, chiaramente un'interfaccia così semplice su Python rende tutto molto più semplice, non devo stare a litigare con la cloud di Google o con altri casini, software proprietari e quant'altro. È chiaro che la mia scelta è stata molto motivata dal fatto che era open source, che era una delle librerie più quotate in questo ambito e che mi permetteva di sperimentare liberamente, quindi senza dover per forza usare un'interfaccia, un software proprietario o quant'altro che dopo devo fare solo quello che gli pareva a lui. Infatti, tra i contro, ci sono soluzioni commerciali molto più accurate. L'OCR implementato all'interno di Adobe Reader è sicuramente superiore a Tesseract nel suo caso d'uso, ma senza nessun dubbio. Google ha un'implementazione stile PyTesseract all'interno della loro cloud super efficiente, ma grazie al cazzo. Hanno tutti i server dietro che spingono a ignoranza, solo che costa. Ok, tra i problemi invece di Tesseract, che in realtà sono tipici un po' di tutto l'ambito dell'OCR, richiede immagini molto pulite, poche ombre, pochi casini, poca sporcizia, e le lettere devono essere abbastanza separate dallo sfondo. E vari problemi di impaginazione, tipo non riesci a gestire l'angolatura, anche se c'è una funzione che ti permette di capire quanto è storto il testo e quindi potresti correggerlo, però non l'ho provato ancora. E assolutamente no alla scrittura a mano, a parte che in generale gli OCR per la scrittura a mano hanno delle performance molto basse. Si riesce a raggiungere delle performance decenti, dove per decenti si parla comunque di un 90%, che non è eccessivamente alto. Se si lavora su dei dataset molto omogenei e si fa una roba ad hoc, purtroppo si fa quello che si può. Sul testo venuto da una stampa digitale, di solito si hanno delle precisioni assolutamente ottimali. Sul testo rovinato, sporco, si oscilla sempre tra quegli 80, 90, 95, dipende. Si fa quello che si può. Di solito serve comunque una correzione a mano. Però è chiaro che è meglio correggere una parola ogni 20 su un testo trascritto automaticamente che non trascrivere tutto a mano quando hai pagine su pagine su pagine di roba. Quindi è comunque un miglioramento. Come avrete capito, non basta applicare Tesseract direttamente sui dati. È necessario fare del pre-processing. Questo è uno schema tipico di tutto quello che è machine learning. Si parte dai dati, i dati vanno rifiniti, ripuliti e organizzati per andare nella direzione giusta, si applica l'algoritmo e si ottengono dei risultati. C'è tutto il discorso del feedback, ma dipende dall'algoritmo che si usa, tornerò su questo concetto. Spesso dei buoni dati e una buona organizzazione, quindi a monte, anche proprio nella fase di raccolta dei dati, aiuta tantissimo l'algoritmo, perché l'algoritmo è un sistema stupido, fa quello per cui è stato creato. Se tu gli dai della roba sporca, fatta male, tutto, che lui non sa come gestirla, non ce la farà mai. Tesseract è stato ottimizzato comunque su documenti digitali, nati nell'era digitale, anche perché erano i più facili da avere a disposizione. Non sicuramente sui giornali della casona, che manco ce l'avevano gli sviluppatori di Tesseract. Però appunto, per la parte di pre-processing mi sono appoggiato pesantemente a OpenCV, una libreria ormai storica ma molto solida. Peccato per le chiamate, hanno sempre dei nomi, delle opzioni un po' ballerine anche nella versione Python. Sembra uscito in un'altra epoca, ma capita la filosofia, si usa molto bene ed è molto efficiente per quello che deve fare. Anche lì spesso c'è di meglio, soprattutto le soluzioni proprietarie. Questa sicuramente è una di quelle più gestite a livello di community e quant'altro.
I limiti dell'OCR, alcune cose vi ho già accennato. E Tesseract in particolare è stato ottimizzato in questo modo. Se tu gli dai un documento pieno di cose, paragrafi, immagini, casini vari, lui ti trova garbage, spazzatura fondamentalmente, non trova nulla di interessante. Va in casino, non riesce a distinguere un'immagine da un carattere, va in confusione. Tesseract è stato ottimizzato su dei bei paragrafi di testo. Quelli funzionano bene, con qualche errorino, ma funzionano bene. Quindi sicuramente una roba così brutale non gliela puoi dare in pasto. Serve fare quell'operazione che ho detto prima, il crop. Estrapolo il blocchetto di testo e lo do in pasto a Tesseract. Per l'appunto qua c'è un'animazione di questa cosa qua, io devo trovare il mio blocchettino di testo, lo devo estrapolare, poi qua ne trovo un altro e avanti così. Insomma, quello che ho detto fino adesso. Altrimenti non funziona. E in generale anche quelli proprietari, eccetera, molto spesso non fanno altro che estrapolare i vari blocchi di testo, gestirli singolarmente e poi ricostruirli creando la struttura. Noi in questo momento questa cosa non ce l'abbiamo, però sicuramente è uno dei prossimi step, almeno a livello mentale, che ho in testa io. Cioè andare proprio a ricostruire poi il documento strutturato successivamente. Però per il momento ci siamo solo concentrati su estrapolare i blocchi di testo, per semplificare un po' il tutto. Allora, qua è per farvi un esempio, esatto, sempre di quella cosa lì. Allora, in questo caso, in realtà, questa è una pagina del giornale della Casona, con una bella chiesa, perché giustamente era la comunità cristiana all'interno del villaggio. Come vedete, questa è anche abbastanza semplice da gestire, perché c'è il titolo, ci sono i vari paragrafi, però c'è questa immagine, che tra l'altro continuava a vedermela come del testo. Una delle prime tecniche, un po' anche un po' ingenue, che ho applicato, è stata quella di cercare di separare i vari blocchi di testo. Adesso, senza starci troppo tempo, perché poi in realtà adesso ho cambiato la tecnica e vorrei parlare più di quella. Una tecnica che ho trovato e che in realtà è stata usata più volte in varie librerie, è quella di gonfiare i caratteri, quindi separare il carattere, comunque le linee dallo sfondo, gonfiare i caratteri. Quando trovo un bel blob di testo, un bel blob bianco, quello probabilmente è un paragrafo. Lo rifinisci con un rettangolo e quello lo dai in pasto a Tesseract. Questo ha funzionato abbastanza bene. L'unico mio problema è stato capire come distinguere la sporcizia e soprattutto le immagini. Le immagini in alcuni casi ce l'ho fatta, in altri casi un po' meno, soprattutto quando l'immagine è grossa come il blocco di testo, però la peggio adesso ti dice non c'è testo qua, e quindi te la cavi bene lo stesso. All'epoca feci questa euristica particolare per cui, per distinguere la sporcizia dai paragrafi, cominciai a plottare le dimensioni dei rettangoli che trovavo, perché in realtà poi trovavo tanti piccoli rettangoli in questo algoritmo che avevo fatto, e ho trovato che se dividevo nel punto giusto trovavo questi due cluster, quindi poi ho usato le tecniche da matematico proprio brutale, e ho capito che praticamente questo era il cluster che volevo, e quindi avevo eliminato tutto quello che stava a sinistra di questa sorta di linea di separazione. Una roba molto brutale, proprio specifica di questi dati. Però è interessante capire che si possono creare delle tecniche, anche solo un po' statistiche, per poter ripulire, rifinire questo tipo di algoritmi molto semplici nel concetto, ma efficaci, se fatti bene. Scusa Elia se ti interrompo, anche per i non matematici come me che ci capiscono poco. Quindi questo grafico praticamente mostra. Allora, scusate, giusto. Il grafico qua è praticamente, come vi ho detto prima, io praticamente avevo un sistema per individuare i blocchi di testo, in particolare i singoli caratteri. Trovo un po' di caratteri, un po' di parole, un po' di varie cose. Però beccava anche le immagini, beccava anche, che so, delle sporcizie, ad esempio le clip della graffiatrice. O so, c'era un po' di sporco e quella roba lì non la volevo. Quindi cosa ho fatto? Presi tutti questi scatolotti di cui avevo la posizione, la larghezza e l'altezza, erano dei rettangolini in pratica. Io ho stampato larghezza e altezza. In ogni punto rappresenta uno di questi box che avevo trovato. La cosa interessante è che la maggior parte erano effettivamente sporcizie. Parlo del giornale della Casona, con altri documenti era un'altra faccenda. Alla Casona c'erano un sacco di sporcizie. Per filtrarlo ho fatto
un filtro, ovvero sono andato a capire quali erano, almeno a grandi linee, i box che mi interessavano. In particolare, mi bastava, in questo caso bastava prendere quelli con la larghezza sufficientemente ampia, e qua si vede proprio dal grafico, c'è una linea di separazione proprio. Ripeto, sono barbatrucchi da matematico che non si dovrebbero neanche applicare, però va funzionando. E alle volte si parte da queste cose qua. Considerate che io non avevo mai trattato OCR prima nella mia vita, quindi questo è stato un esperimento per capire cosa poteva funzionare e cosa no. E poi ho scoperto che ci sono soluzioni molto più furbe, ma l'ho scoperto dopo, purtroppo. Questa è una bella storia da raccontare. Quindi praticamente prendendo tutti quelli con la larghezza abbastanza ampia, beccavo proprio solo i paragrafi che mi interessavano. Vedete tutti questi puntini qua, questo sporco, non so quanto si possa vedere dallo streaming, però qua ci sono tutti dei puntini vaganti, della sporcizia. Questi sono tutti quanti eliminati. Semplicemente dicendo prendi solo quelli, tutte le scatole con la larghezza superiore a tot. Prendeva anche giustamente l'immagine della chiesa, però in questo caso la prendeva come un unico scatolone. E questo tesseract non dà fastidio, e ti dice, io qua non trovo del testo, e quindi ero a posto. Se invece mi trovavo ad esempio solo pezzi di questa immagine qua, era un problema, perché mi riconosceva come del testo, non capiva che testo era, mi dava dei caratteri praticamente a random. E io non la volevo questa roba qua, perché poi quello che si deve poi smaltire sti dati, e poi Matteo... Io non posso mettermi a ricontrollare tutto il testo che estrapolavo da questi giornali, l'obiettivo era automatizzare il più possibile. Okay. In realtà, ve lo introduco poi dopo la slide secondo me più avanti, e Tesseract introduce una funzione ImageToData che fa proprio questa operazione qua, cioè va a trovare i singoli box dei caratteri, delle parole, dei paragrafi, e ti dice ti dà l'accuratezza della supervisione, ti dice anche che tipo di box è. E all'epoca c'erano dei problemi perché ci fu un cambio di versione, quindi non mi funzionava correttamente, l'hanno corretto pochi giorni dopo che ci avevo messo mano, e parliamo del quando mi ha fatto la scorsa presentazione al Festival della Filosofia, e quindi non sono riuscito a provare quella tecnica lì. E in realtà quella funziona molto bene, ovvero Tesseract di per sé all'interno un algoritmo che fa quella cosa che ho fatto io, ma fatta bene da un team di gente che lavora su questo tipo di task qua. Tirandomi via una rogna a me, fondamentalmente. E penso che ci sia una slide più avanti, comunque ci passerò velocemente dopo. Ma il concetto è quello lì. Sicuramente se posso riutilizzare qualcosa fatto da qualcun altro, ancora meglio. Qua è stato un esperimento mio sulla cosa. Altro problema che abbiamo avuto, questo invece su un altro tipo di documenti che erano i libri, e qua le scansioni qua sono state fatte così, arancioni. Probabilmente c'era un problema di luce, perché giustamente quando sono state fatte l'obiettivo era preservare il contenuto del libro, e qua si legge fondamentalmente. Bene, a parte il fatto che è ruotata, e quello però si risolve in una qualche maniera, almeno la rotazione di 90 gradi, il centellino dell'angolo, quello è più un problema, ma si risolve anche quello in un qualche modo. Tesseract anche lì c'ha una funzione che ti butta fuori un angolo. Secondo me è molto aleatorio, però in alcuni casi dovrebbe funzionare questa cosa, darti di quanto è leggermente storta l'immagine. Qui dopo te la raddrizzi con OpenCV, sei a posto. Il problema è che questo bellissimo colore arancione qua, soprattutto nelle parti più ombreggiate, vicine quindi all'angolo al centro del libro, Tesseract non riusciva a distinguermi tra sfondo e testo. Questo perché il contrasto risultava troppo piccolo e quindi andava in crisi. Qua subentra un discorso di feedback, di collaborazione. Loro non potevano sapere questo tipo di problemi quando non hanno fatto queste scansioni. Avendo trovato questo problema con l'OCR, è nato quindi un feedback che andrà poi a aiutare chi successivamente dovrà raccogliere nuove scansioni, nuove foto di libri, documenti, eccetera, per fare in modo che anche solo venga aggiustata correttamente la luce. Questo perché è vero che io posso, lato software, processare i dati per renderli più buoni possibili per il mio software, ma se a monte li ho raccolti nel modo migliore possibile, ancora meglio.
Ma l'unico modo per sapere qual è il modo migliore è avere un esperto, qualcuno che sappia di cosa si sta parlando e ti dia un feedback sulla cosa. E spesso lo scopri in realtà anche dopo averci messo le mani sopra, anche se sei un esperto. Beh. Ho qualche nozione di contagio. Però questa roba qua, quindi c'è questo feedback positivo, che è un filone portante un po' di tutto, questo concetto di aiuto, community, di team, che è importantissimo in un progetto del genere. Quindi, questa è una cosa che si risolve per l'appunto, faccio poi la slide qua, si risolve per l'appunto con una preparazione prima e in parte lato software. Diciamo, quando proprio non ci salti fuori, fai lato software con quello che puoi, però poi ci vuole uno che si metta lì e decida volta per volta come correggere l'immagine. Ok. Poi questo l'avevo già citato anche prima, e il giornale della Casone, ad esempio, ha molte parti scritte a mano, quantomeno con questi caratteri molto, molto particolari. Qua addirittura secondo me proprio fatto a mano. Qua ci fai poco, sono font talmente strani che un OCR è ottimizzato su del testo normale. Però diverso, ripeto, è la questione quando si hanno invece magari grossi volumi, tutti scritti alla stessa maniera. Pensate ad esempio a un libro scritto da un monocamanuense o libri antichi, che sono scritti tutti alla stessa maniera, ma hai molte pagine. Lì un lavoro fatto bene, se uno prende le prime, che sono di 100 pagine, prende le prime 20, fa un lavoro fatto bene di ottimizzazione su quelle 20 pagine lì, facendo un lavoro a mano ovviamente, una parte del lavoro a mano, si può poi arrivare a gestire l'altro 80% delle pagine direttamente e con l'algoritmo. Ma lo puoi fare quando hai abbastanza materiale. Ad esempio, con la Casona probabilmente si poteva fare perché c'erano abbastanza pagine. E ci siamo limitati ovviamente a usare gli strumenti che avevamo in questo momento. L'obiettivo era capire se si poteva, cosa si poteva e non si poteva fare, non ottenere l'algoritmo migliore al modo, anche perché se no ci vorrebbero molte più risorse. Allora, per l'appunto, c'era venuta poi l'idea, ma a me mi era venuta l'idea di fare anche una piccola demo web, e adesso ve la faccio vedere. La trovate su GitHub, pubblica, trovate tutto il codice che ho, meno buona parte del codice che ho sviluppato, manca la parte quella più automatica che man mano che riesco la implemento, quindi in modo c'è più che altro il codice necessario per far partire la demo e qualche utilities e la demo, fatta per chi può essere interessato con HoloView e Panel, e sono delle librerie per fare grafici fondamentalmente, molto toghe, basate su JavaScript, cioè la libreria è Python ma il grafico è effettivamente fatto in JavaScript sul browser, e il resto poi tutto OpenCV, Tesseract e Python fondamentalmente, ed è una roba di questo tipo. Quindi carico un'immagine, ad esempio giornale della Casona, non carica, non mi carica, niente, non mi cambia, ah, ok, adesso l'ho preso, giornale della Casona, molto semplice, qua c'ho la mia bellissima immagine, che non ci vado a fare troppi casini perché non vorrei che mi crashasse tra streaming e quant'altro, chissà che cazzo succede. Uno si seleziona la parte di testo che vuole, OCR, e se tutto va bene, l'OCR estrapola il testo. Qualche errorino, qualcosa non viene proprio tradotta. Questo purtroppo ci si fa poco, anche perché se guardate come è scritto questo testo qua, a parte, vabbè, che un po' si perde proprio per un discorso di sfocature e quant'altro, la ciclostile fa sudare sette camicie sti poveri OCR, perché sembra un testo scritto a macchina, scritto, anzi, a tastiera, computer e stampante, ma non lo è. Tanti caratteri sono sfasati, spostati, sporchi. Per noi non è un problema leggerli, per il povero OCR sì. E le lettere accentate non ne ha presa una. E infatti ci abbiamo dovuto fare un passaggio dopo. Io le ho filtrate, le ho cercate di aggiustare per quel che potevo in uscita, quindi cercando di aggiustare proprio quelle parole proprio disastrate. E per esempio, perché? Le ho convertite in perché, ma Matteo probabilmente vi dirà qualcosa poi più su questo tema qua. Quindi
secondo pre-processing praticamente. E poi qua avevo aggiunto anche un po' un discorso del legato all'angolo, quindi poter dare delle correzioni e poter settare la brightness e la saturazione e la luminosità per poter un po' aggiustare questi discorsi. Adesso non so cosa possa venire fuori. Ho problemi con gli slider e non so perché. È una cosa della libreria che devo capire prima o poi, ma non ci ho ancora avuto tempo. Vabbè, farò lo stesso. Vorrei farvi vedere invece un caso in cui funziona abbastanza bene, se becco la pagina giusta. No, questa non va. Questa qua. Ad esempio. Questo qua, che invece era un catalogo fondamentale dei vari negozi e officine che c'erano nel villaggio artigiano. A parte che qua, se faccio partire l'OCR, probabilmente prende già della roba, così secco con tutta l'immagine. Non è partito. Non gli è piaciuto, fa lo stesso. Qua dovrebbe riuscire a prenderlo perfettamente. Eccolo qua. Esatto. Qua l'OCR funziona molto bene. Questo perché questa è praticamente la scrittura che ci aspettiamo da una stampa computer digitale moderna. Qua è perfetta, non sbaglia un carattere. Non ha la suddivisione perché giustamente in questo caso prendi tutto il blocco, lui prende i caratteri così come li trova. Andiamo avanti, se non finiamo mai più. Ok. Il machine learning. Perché vi ho parlato di machine learning? Fondamentalmente perché Tesseract, l'ho già citato in più occasioni, ha caratteristiche tipiche di algoritmi machine learning, perché lo è. Ma cos'è il machine learning, per chi non è avvezzo a questo termine? Il machine learning è tutta una categoria di tecniche, tecnologie, software basate sul fatto che la mia tecnica, il mio sistema, il mio software è in grado di apprendere come eseguire un task. Non sono io a creare un software, un agente, una macchina che esegue un task sempre alla stessa maniera, che esegua quel task come gli ho detto io, ma che impari in autonomia a eseguire quel compito nel modo migliore possibile. Si tratta di solito di software parametrici, dove fondamentalmente io do la direzione, do l'architettura, sono i dati, sono l'utilizzo che portano poi la macchina a imparare correttamente come eseguire quel task. Fino a non troppi anni fa i software erano tutti schematici, erano una sequenza di azioni, un algoritmo, come la ricetta per cucinare. Cioè, io eseguo quella sequenza di comandi e ottengo sempre il suo risultato. C'era un software più o meno con degli elementi randomici, ma sempre strutturati. E ancora oggi tanto software è di questo tipo. I gestionali, tanti software devono essere così perché devono eseguire. Se io ripeto le stesse azioni, devono ripetere queste azioni, devono ripetere lo stesso risultato. Ma non tutti i task sono risolvibili in questo modo. Noi non siamo così, noi non siamo. Non impariamo, non risolviamo problemi come li risolve un computer. Se io dovessi risolvere un task del tipo riconoscere se l'immagine è rosso o blu, per un essere umano si fa occhio. E però anche per un computer si può fare abbastanza bene, ma perché c'è una rappresentazione di queste due immagini che mi permette di farlo. Posso capire se i pixel dell'immagine sono più tendenti al rosso o più tendenti al blu, perché ogni singolo pixel di quell'immagine lo posso rappresentare con un numero. E questo numero, e c'è una formula matematica che mi permette di capire questa roba. Diverso, se esempio devo distinguere un animale da qualcos'altro. Non posso usare il colore, perché qua, vabbè, uno è bianco, l'altro è quello che è. Ma potrei avere un gatto rosso e un quattro rosso, blu, verde. La forma può aiutare, in questo caso ci si riuscirebbe a creare una formula molto complicata che mi identifica il quattro. I primi software OCR erano così, cioè avevano queste strutture estremamente complicate, queste matrici di conversione che ti dicevano esattamente se rientravano nella categoria 1, 2, 3, 4, A, B, C,
addirittura uno usava dei punti specifici, facevano delle cose allucinate. Ma il gatto poi diventa complicato, perché se poi è ruotato, come dovrei capire, ci sono le orecchie, ma poi se dovessi confrontare un gatto con un cane, ci sono delle razze di cani che da lontano non fai fatica a distinguere, o meglio, noi ci riusciamo perché ci siamo abituati. Quindi quello che è nato negli ultimi anni è tutta una categoria di software, algoritmi, tecniche che hanno cercato di simulare quello che siamo, il nostro modo di concepire il mondo. E noi impariamo per buona parte per errore, per col trial and error. Sbagliamo, impariamo. Oppure ci azzecchiamo, impariamo. Capiamo che una cosa è migliore di un'altra provando, tentando, o perché qualcuno ci fornisce questo tipo di informazione, la scuola. Infatti la cosa migliore che abbiamo saputo fare è stato fondamentalmente ricopiare la struttura del nostro cervello e applicarla in un computer. Quella che vedete è una struttura molto banalizzata di una rete neurale artificiale, dove le singole palline sono l'equivalente informatico dei neuroni del nostro cervello, che per chi non è avvezzo fondamentalmente, il nostro cervello è una enorme matassa di queste cellule che collegate tra di loro, che l'unica cosa che fanno è ricevere corrente e sparare corrente. Quando ricevono abbastanza corrente sparano a tutti quelli che possono sparare. E questo è sufficiente per far funzionare il cervello umano. Le connessioni sono le connessioni, il modo in cui ci evolviamo, in cui cresciamo, in cui si rafforzano i collegamenti tra questi neuroni, sono tali da creare la complessità dell'essere umano, del pensiero umano quantomeno. E in questo caso si fa la stessa cosa. Banalizzando molto la faccenda, una rete neurale classica, io gli prendo il mio input, una foto, un'immagine, un testo, una parola, quello che voglio, la digitalizzo, la rendo compatibile con lo strato di ingresso di questa rete, abbiamo fatto l'animazione, attivando il primo strato, questo influirà sul secondo strato, il quale influirà sul terzo, avanti così, fino a raggiungere l'output. Ovviamente, fondamentalmente, ogni pallina e ogni strato sono numeri, e quando faccio partire la sequenza faccio girare dei numeri, fondamentalmente. Quindi, in realtà, in base a se l'output è più o meno preciso, io farò tornare indietro un feedback. Quindi, se la rete ha sbagliato, io farò tornare indietro un feedback che dirà: guarda, i neuroni che hanno insistito per dare questo risultato qua, depotenziali. Quelli che invece hanno dato una risposta giusta, potenziali. Facendo il percorso alla rovescia, quindi dall'errore scateno una risposta per l'ultimo strato, il quale scatenerà a sua volta una risposta qua. Come si fa sta roba qua? Con tanta matematica, derivate e interivate, un sacco di analisi, fondamentalmente, un sacco di matrici, cose varie. Però, ad esempio, oggi come oggi si trova un sacco di materiale su internet, anche su YouTube, che ti spiega proprio i concetti di base. Anche senza capire come funziona questa roba qua, anche senza matematica, oggi si riesce a fare. C'è un sacco di materiale, anche fatto molto bene. E capire l'esatto calcolo che viene fatto, quello è già un task un po' più hardcore del precedente. Io me l'ho studiata, questa roba qua. Però in effetti per capire il senso di questa roba qua non è così necessario avere una laurea in matematica o in ingegneria. La struttura è quella di una rete che fa cose. Non è l'unica struttura. Questa è una parte che è banalizzata, ma questa è una rete neurale molto classica, con pochi strati tutto. Oggi ci sono reti che hanno centinaia di strati, e molto più complesse, strutturate a blocchi e quant'altro. Addirittura, in questo caso, ogni singolo strato è connesso con tutti i neuroni di un singolo strato, sono connessi con tutti i neuroni dello strato successivo. Le reti convolutive, ad esempio, non fanno questa cosa qua, fanno una cosa diversa, basandosi anche in questo caso sulla rappresentazione delle immagini, fondamentalmente. Non entro in un argomento che diventa lunga. Già la pagina di Wikipedia, ad esempio, spiega abbastanza bene alcuni concetti, per dirne uno. Immagini presa da Wikipedia, ad esempio. Invece mi interessa questa qua. Questa è una rete ricorrente. L'immagine è terribile. Volevo farne una io, ma non ho avuto effettivamente il tempo.
La rete ricorrente è sempre una rete come quella di sopra, di solito non troppo complicate, ed è questo blocchettino blu. Il blocchettino blu prende un input, di solito un pezzo dell'input, tipo nel caso di una frase, una parola. Fa le sue elaborazioni e ti tira fuori un output, che di solito è una rappresentazione in base al tipo di cosa che bisogna fare, che può essere un'altra parola, può essere una sequenza di numeri, dipende molto dal task. Comunque, input, output. La cosa interessante delle ricorrenti è che quando l'applico sulla parola successiva, sul secondo input, io non uso solo l'input per estrapolare il risultato. Ho dimenticato un passaggio prima. Quello che ho descritto nella rete prima, il fatto di prendere l'input, passarlo all'interno, output, feedback sull'output, questa è la fase di addestramento della rete. Ovvero in questo caso io sto addestrando come un ragazzino a scuola che l'insegnante gli spiega le cose. La sto addestrando, la sto plasmando per farla diventare brava su quel task. Quando invece vorrò utilizzarla, non mi serve il feedback, mi basterà. E mi basterebbe utilizzarla solo in una direzione. Comunque, la rete ricorrente cosa c'ha? In particolare passa, quando la applico sul secondo input, mantiene una parte delle informazioni dal passaggio precedente. Ha una sorta di memoria interna. E questo mi permette fondamentalmente di. Il secondo output sarà in funzione sia della parola che gli ho passato, ma anche di quello che è successo prima. Tesseract, per l'appunto, è basato su una di queste reti. Ovvero, qual è il succo del discorso? Tesseract impara anche dal contesto. Non converte solo il singolo blocco parole, ma cerca anche di capire, in base alle parole che gli stanno intorno, se quella parola lì è quella più corretta come traduzione, se quel carattere lì è quello giusto. Se trova perk, probabilmente quella dopo è perché. Poi casuale non ce la facevano con un altro paio di mani. Allora, mi hanno detto che sto un po' sforando, quindi accelero. Questa è quella che vi dicevo sul discorso di image.data. Comunque, se avete domande su PyTesseract, mi chiederete successivamente. Anche perché qua non ho semplicemente Tesseract adesso permette in maniera abbastanza efficiente di identificare i singoli blocchi di testo nell'immagine. Ok, singoli testi blocco dell'immagine con posizione anche accuratezza fondamentalmente della previsione. Comunque sulla documentazione c'è scritto più o meno tutto. Chiudo fondamentalmente tornando su questa immagine qua. Ma il concetto l'ho già detto prima. Tutto questo progetto funziona a livello di team. Quindi io ho fatto una parte, ho estrapolato quello che è un formato standard, e su quel formato standard ci ha poi lavorato Matteo. E in generale, questo tipo di progetti è importante guardare l'architettura, guardare alla raccolta dati, guardare a tutto quello che è l'insieme. È un lavoro di team, di squadra, di community. Come poteva essere, ad esempio, il villaggio artigiano, dove tanti artigiani facevano ognuno la sua parte per creare un unico settore produttivo, fondamentalmente. Allora, visto che ho un po' sforato, direi che io ho finito qua e passo la parola a Matteo. Grazie Elia. E come giustamente detto, per chi magari non ha molta praticità con il villaggio artigiano, effettivamente accadeva quello che un po' è accaduto a noi, cioè persone che si occupano di cose completamente diverse, che mettono insieme le proprie competenze per creare qualcosa di altro, di nuovo, spesso anche imparando l'uno dall'altro. E questa è appunto una delle cose che ci ha spinti un po' in questo prototipo, in questa serie in realtà di prototipi che abbiamo fatto. Condivido anch'io lo schermo, così anch'io ho un set di slide molto breve, un attimo solo, eccolo qua. Ok, ora dovreste vedere le slide. Dunque,
Brevemente i punti che affronto sono tre. Uno sguardo ai risultati, che sarà poi anche una sorta di invito a sperimentare che cosa vuole dire, come si può portare avanti un'analisi linguistica di base. Un piccolo affondo, chiamiamolo così, su che cos'è la linguistica computazionale e perché è utile in questo tipo di progetto. E poi cercherò di chiudere in realtà lanciando un po' di suggestioni, anche riprendendo quelle che ci ha lanciato Elia, del appunto il lavoro di squadra che mette insieme professionalità diverse, ma allo stesso tempo attraverso questo lavoro ogni singolo passaggio e ogni singola competenza può essere migliorata dai suggerimenti, dalle informazioni derivate dalle altre persone. Elia ha menzionato quella delle foto dei materiali, le immagini le avevo fornite io, le foto, quelle bruttissime che sembrano sull'arancione, le avevo fornite io e ho imparato come dovrò digitalizzare in futuro i dati affinché possano essere innanzitutto convertiti in maniera più precisa, ma soprattutto anche in maniera più facile, senza dover far impazzire chi dall'altra parte, in questo caso dello schermo, poi ci deve mettere mano. Inizio subito mostrandovi questo, spero li vediate, nel caso in cui vogliate sperimentare, ho caricato i dati del giornalino della Casona all'interno di questo link e i dati invece, cioè le trascrizioni delle interviste che ha menzionato Elia, che ho menzionato anche io all'inizio, all'interno di un software che si chiama Voyant Tools. È un software che è stato sviluppato dall'Università di Stanford, in particolare da uno studioso molto importante di letteratura e filologia che è Franco Moretti, fratello di Nanni Moretti. Andando su uno di questi link vedrete apparire una finestra che sembrerà più o meno così. E questi qua, nello specifico, quello che vedete ora sono diverse visualizzazioni ed elaborazioni dei testi che Elia ha estrapolato dalla Casona. Per quanto riguarda il discorso degli errori che avvengono nella trascrizione e che sono già in parte visibili da questa schermata, entrerò un po' più nello specifico tra molto molto breve. Questo è semplicemente per farvi vedere uno dei possibili, diciamo, ambienti di analisi che si possono utilizzare. Questo software in particolare non solo è open source, è anche gratuito ed è disponibile sul web, quindi se avete dati sui quali volete anche solo fare delle visualizzazioni in termini di rete di parole, che oggi è una visualizzazione molto comune, potete farlo direttamente da Voyant. Ora faccio, come dicevo, un passo indietro e vado innanzitutto a spiegare, o meglio, a chiarire una cosa che spesso anche tra linguiste e linguisti si sbaglia, cioè che cos'è e che cosa non è la linguistica computazionale. Linguistica computazionale, quell'aggettivo computazionale, non indica il fatto che sia una linguistica che viene svolta attraverso il computer, ma ci indica un'altra questione, cioè il fatto che sia un approccio alla linguistica, quindi la scienza che studia il linguaggio, che cerca di computerizzare, passatemi il termine, alcune caratteristiche, alcuni fenomeni linguistici. Quindi è sostanzialmente un modo per dire: guardiamo ai meccanismi della lingua, guardiamo a come la lingua funziona, ma lo facciamo con un approccio matematico-statistico, con l'idea di modellizzare, trovare un modello statistico oppure matematico che ci permetta di descrivere determinati fenomeni linguistici e quindi nel momento in cui li riesco a descrivere, anche potenzialmente ad automatizzare l'individuazione di caratteristiche linguistiche all'interno di dati sconosciuti. Faccio un altro brevissimo accenno, così come Elia prima ci ha parlato della storia dell'OCR, anch'io faccio così questa piccola carta d'identità della linguistica computazionale. Forse non molti lo sanno, ma l'idea della linguistica computazionale ha più o meno una data di nascita abbastanza precisa, un luogo e una persona, li vedete qui, è nata intorno al 1946 in Italia da un frate,
non ricordo di che ordine fosse, padre Roberto Busa era ed è tuttora considerato uno dei maggiori esperti delle opere di San Tommaso d'Aquino, che per chi non le avesse mai viste, io nemmeno le ho mai viste dal vivo, ma se raccolte in volumi occupano più di un centinaio di volumi, il suo scopo era quello di dire, invece io me li sono già letti tutti, ma padre Roberto Busa dice, io vorrei anche, ad esempio, utilizzare un po' di matematica, un po' di statistica per esempio, individuare tutte le volte in cui appare una certa parola e andare poi a vedere quali parole stanno a fianco, accompagnano questa parola. Per farla breve, la storia che trovate su Wikipedia è abbastanza fedele. Sostanzialmente, padre Roberto Busa contatta la IBM, che all'epoca, siamo appunto nel secondo dopoguerra, già lavorava in quest'ambito, ma ovviamente dobbiamo pensare a computer che occupavano intere stanze. Li contatta, insomma, riesce a convincerli, gli viene assegnata una squadra di ingegneri informatici con i quali fa questo primo corpus. In linguistica computazionale si parla di corpus linguistici o corpora, se è il plurale, e sono sostanzialmente ciò che Elia ci ha illustrato prima, mentre parlava dello strutturare i dati in un certo modo e digitalizzare dei testi. Un corpus altro non è se non una raccolta di testi digitalizzati che può essere caricata all'interno di un software che permette poi di fare delle analisi. Voyant Tools è uno di questi. Il metodo più semplice, o meglio, scusate, il formato più semplice digitale che si usa in linguistica è il formato TXT. Quindi tutti noi sappiamo che cos'è, si può utilizzare, si utilizza anche in formato XML, quindi un linguaggio di markup che permette di inserire dei metadati all'interno dei testi originali. Per esempio, possiamo avere un'informazione che ci dice che il testo contenuto all'interno di quel file è la trascrizione della pagina 2 del volume cartaceo. Quello è un metadato che può essere inserito attraverso l'XML. Alla base di tutto questo approccio linguistico, come dicevo, c'è la volontà di modellizzare, trovare il modo di descrivere attraverso delle formule dei meccanismi linguistici. Uno dei meccanismi linguistici che è, diciamo, alla base proprio della linguistica computazionale si chiama collocations in inglese o collocazioni in italiano. E qui adesso provo a... Ok, dovreste vedere bene la pagina. Qui c'è un piccolo esempio, diciamo anche abbastanza leggero, di una parola inventata che è attribuita, si pensa sia stata inventata dal commediografo G.P. Shaw, che è la parola goti. E lui sostanzialmente voleva criticare un po' il modo in cui funziona il sistema di pronuncia inglese, tale per cui non esiste una corrispondenza univoca tra un segno e un suono, cosa che esiste in italiano. E quindi si inventò questa parola che lui diceva, adesso la vado qui a sottolineare, la parola è goti. E lui diceva, in realtà questa parola è un modo diverso di scrivere fish, pesce in inglese, e spiegava il perché. Diceva, se noi prendiamo il suono che il GH ha nella parola laugh, F, e lo mettiamo nella prima posizione, prendiamo il suono della parola O in women, I, e il suono della parola T in nation, otteniamo la parola fish, cioè suona, potrebbe essere letta come fish. Il problema è che questa parola appunto non esiste. E c'è un esempio, diciamo anche questo in letteratura abbastanza famoso, in cui si immagina questo dialogo, o meglio questa descrizione, in cui qualcuno dice vi presento i goti, e chiaramente la prima reazione è ma che cos'è questo goti? Al che si aggiunge, ieri sera ho mangiato una grigliata di goti, buonissima, e già uno si inizia a immaginare che cosa potrebbe essere questo goti. Era goti freschissimo, appena pescato. Grazie alle parole che stanno attorno a goti e grazie ai significati che queste parole compongono, siamo in grado, nonostante questa parola appunto non abbia alcun senso così come la leggiamo, siamo in grado di capire che cos'è il goti.
E questo ci riconduce all'idea delle collocazioni. Ho messo qui una citazione di uno dei più importanti linguisti, anzi uno dei padri fondatori della linguistica moderna, che dice che you shall know a word by the company it keeps, saprai, imparerai a capire una parola guardando alla compagnia che le sta attorno, quindi guardando le parole che le stanno attorno, e questo è esattamente il modo attraverso il quale in linguistica computazionale si vanno ad analizzare le parole, cercando di vedere che relazione la parola che stiamo cercando intrattiene con le altre parole che le stanno attorno. In italiano è un o meglio, in qualsiasi lingua è una cosa alla quale siamo abituati quotidianamente. Un esempio, quello che faccio sempre, è quello delle parole gatta e lardo. Probabilmente per chi è parlante italiano, penso tutti in questa chat, dicendo queste due parole immediatamente viene in mente il proverbio tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Se io invece avessi detto cane e lardo, probabilmente il collegamento sarebbe stato molto più difficile, cioè sarebbe stato molto più difficile immaginare che io sono partito dal proverbio in cui c'è gatto e poi ho cambiato l'animale. Questo perché? Perché il modo in cui noi apprendiamo e utilizziamo il linguaggio ha intrinsecamente in sé quest'idea del ogni qualvolta io sento due o più parole utilizzate insieme, il nostro cervello le mette in collegamento. Più questo collegamento, più questa relazione è frequente, quindi più siamo esposti a questi utilizzi e più questo collegamento si rafforza, più questo collegamento diventa forte. Questo tipo di relazione tra le parole è quantificabile. Secondo la linguistica computazionale è possibile attraverso metodi statistici estrapolare da un testo, un insieme di testi, queste relazioni di parole. E un modo di rappresentarlo, e adesso torno a Voyant, nello specifico alla pagina nella quale sono caricati i testi che ha digitalizzato e che ha trascritto, diciamo così, Elia, questa rete qui mostra esattamente questo tipo di relazione. Io qui ho selezionato alcune parole e ho chiesto al software di trovarmi quelle parole che sono collegate a quella che sono andato a cercare io. Quindi in questo caso io, ad esempio, ho scritto comunità e lui è andato a vedere in mezzo a tutti i testi e ha visto che comunità appare spesso, ha una relazione forte con cristiana, per esempio. Una relazione che è meno forte delle relazioni che c'è tra comunità e villaggio. Come faccio a dire, come faccio a valutare questa cosa? Beh, a parte ovviamente tutti i calcoli che ci sono dietro, visivamente se la riga che connette due parole, la riga che collega due parole è spessa e più questo rapporto, più questa relazione è forte. Più è sottile, meno è forte. Questa rappresentazione visiva deriva appunto da una serie di calcoli che vengono effettuati attraverso software sui testi, in questo caso i testi del giornalino della Casona. Come però ci ha anche spiegato prima Elia, chiaramente ci sono, sono coinvolti dei calcoli, e però c'è sempre la solita questione che il computer o il software non sa cosa deve fare, nel senso il software sa fare magari un insieme di calcoli diversi, però siamo noi che dobbiamo dire al computer ok, usa questo perché è quello che mi serve, non usare quell'altro. Il computer fa esattamente ciò che gli diciamo di fare. E in questo, mi ero un attimo uscita dalla finestra, in questo caso, per i linguisti, e in generale per chi vuole approcciarsi alla lingua in questo modo, si presentano già un po' di potenziali problemi, o meglio, di dubbi. Perché? Io ho provato a cercare tutte le parole che all'interno delle interviste sono collegate alla parola villaggio. Per fare questo ho utilizzato due metriche statistiche diverse. Esistono infatti tanti calcoli, tante metriche, tanti modi diversi di calcolare questa relazione. E come possiamo vedere, io qui ho inserito le prime 25 parole
che sono collegate a villaggio, secondo due delle metriche statistiche più comunemente accettate. Ora, senza stare a guardare parola per parola, appare subito evidente che ci sono delle differenze. Se io uso questo metodo statistico che si chiama log ratio, ottengo in ordine di importanza, quindi i collocati, le parole che sono più legate a villaggio, secondo questa metrica statistica, sono cacciarono, artigiano e state. Se invece vado ad utilizzare un'altra metrica statistica, anche solo le prime tre parole cambiano. Non solo, c'è un'altra cosa anche qui da evidenziare, che è un po', diciamo, il motivo per cui entrambe queste metriche statistiche sono considerate valide ed efficaci in linguistica. Io ho inserito in questa colonna il numero di volte, il numero di occorrenze con le quali la parola cacciarono appare con villaggio, con le quali la parola artigiano appare con villaggio e via dicendo. E se guardate, a colpo d'occhio, una delle primissime cose che appare è che le parole indicate da questa statistica log ratio tendono ad avere una frequenza minore rispetto a quelle che vengono calcolate dalla metrica statistica MI3. Ora, non sto qui a entrare nel perché, per come, le formule. Quello che mi interessa far notare è che esistono degli strumenti digitali, esistono dei software, esistono delle metriche statistiche, ma alla fine dei conti è sempre l'interazione, sia in questo caso con il software, ma anche, come vedremo per un'altra questione, con gli altri membri della squadra, che permette di identificare che cosa è più utile. In generale, giusto per chiudere questo discorso su queste metriche statistiche, queste due che vi ho mostrato vengono utilizzate in linguistica, vengono utilizzate per due scopi diversi. Solitamente l'MI3 viene utilizzato quando si vogliono scoprire, quando si vogliono far emergere quelle parole che non solo sono molto collegate alla parola che ho cercato io, ma che sono anche molto frequenti. Se invece voglio andare a vedere le combinazioni di parole, le coppie di parole un pochino più rare e che magari rendono quel testo unico nel suo genere, perché utilizza appunto delle relazioni poco utilizzate, utilizzo il log ratio. Quindi è sempre l'interpretazione, l'interazione e lo scopo della ricerca, dell'analisi che viene fatta, che va a dettare delle scelte che sono apparentemente, passatemi il termine, oggettive. Si dice sempre che la matematica non è un'opinione, verissimo, però in questo caso è opinione mia scegliere quale tra i due metodi voglio utilizzare sulla base di quello che voglio ottenere. Questa parte questa analisi linguistica è stata portata avanti su due dataset, sui due prevalenti dataset, come già ci ha anche illustrato Elia. Ci sono da un lato le video interviste. Per le video interviste è stata fatta una trascrizione in parte automatizzata attraverso il text to speech, quindi tecnologie che utilizza anche YouTube, quelle per creare i sottotitoli in automatico a partire da un video. Le trascrizioni sono poi state corrette manualmente, cosa che non auguro nemmeno al mio peggiore nemico, ma è una cosa che sa da fare, quindi lo si fa e lo si continuerà a fare, ma è un lavoro molto sfiancante, perché dover ascoltare le interviste e trascrivere parola per parola non è simpaticissimo. E allo stesso tempo, dall'altra parte, la stessa tipologia di analisi è stata portata avanti sui documenti, tra cui quelli che ci ha fatto vedere Elia. Qui c'è una mia versione di uno schema molto più brutta di quella che ha fatto Elia, però anche qui mi premeva sottolineare, come ci ha già giustamente detto, la necessità di interazione, ma anche la possibilità in questo processo di analisi e di elaborazione dei dati di poter tornare indietro, di fare quel fine tuning di cui ci parlava prima Elia, cioè arrivo ad ottenere dei risultati. Per Elia i risultati erano da fare l'OCR e darmi i testi digitalizzati, per me i risultati erano utilizzare questi testi digitali e fare le analisi linguistiche.
Però poi ci siamo accorti anche di un'altra cosa. Io ho imparato come devo la prossima volta digitalizzare i libri, ma allo stesso tempo ho anche capito che posso dare una mano, cioè quello che faccio io può potenzialmente dare una mano ad Elia a rendere il processo ancora più preciso e quindi i risultati ancora più precisi. Appunto, qui c'era un breve riassunto. Quell'altra cosa, quell'altra interazione forte che c'è ancora, che c'è tuttora, è quella che ha a che fare con la normalizzazione dei testi. Torno a Voyant e a una cosa che ho menzionato nel momento in cui l'ho aperto, cioè la presenza di errori. Vedete anche solo da questa nuvola di parole che ci mostra le parole più frequenti all'interno di tutti i testi della Casona, quelli che sono stati digitalizzati, più una parola è grande, più questa è frequente, che ci sono parole che non hanno senso. C'è la parola P, re, che in realtà potrebbe essere, diciamo, di senso, ma andando a vedere i testi ci si rende conto che in realtà è un frammento di parole che non sono state interpretate bene. Ci sono un po' di parole scritte, diciamo, in maniera non corretta. Ci sono però anche tante parole che invece sono corrette e sono anche attese. Come ci diceva Elia, i giornalini della Casona sono stati stampati dalla comunità di base del villaggio artigiano, quindi dalla comunità che ruotava attorno alla parrocchia del villaggio artigiano, quindi abbiamo parole come chiesa, chiaramente, abbiamo i ragazzi, perché facevano attività di doposcuola, di catechismo. Abbiamo ovviamente villaggio, si sta pur sempre parlando del villaggio artigiano, si parla di parrocchia. Vedete anche in questa finestra che contiene il testo completo che ci sono appunto molte parti che non sono state trascritte correttamente. Quindi che cosa si può fare? Elia aveva già messo in piedi, come ci ha fatto prima l'esempio delle lettere accentate, un sistema tale per cui ogni volta che il suo script trovava la parola perk finendo in H, lui automaticamente andava ad aggiungere in fondo la E accentata. In linguistica questo tipo di operazione si chiama appunto normalizzazione. Che cos'è la normalizzazione? Vuole dire andare a modificare il testo originale per renderlo omogeneo sulla base di regole, in questo caso ortografiche. La normalizzazione non viene utilizzata solamente per correggere degli errori, ma viene utilizzata ad esempio anche per fare analisi di lingue antiche. È una metodologia molto utilizzata nel mondo anglofono quando si devono studiare i testi in inglese antico o in Middle English o anche solo i testi di Shakespeare sono stati normalizzati in modo da poter trattare quel materiale linguistico a partire dalle forme linguistiche che utilizziamo al giorno d'oggi. Quindi in quel caso la normalizzazione che cos'è? Vuole dire prendere una parola che è caduta in disuso, diciamo così, e tradurla nel suo equivalente moderno. Questo chiaramente andrebbe, o meglio, ha il potenziale di andare a rovinare i dati originali, perché se io vado a fare una correzione di carattere ortografico ad aggiungere l'accento, in realtà rendo il testo comprensibile. Se prendo la Divina Commedia e vado a tradurre, a sostituire con parole moderne tutto il lessico di Dante, non ho più la Divina Commedia, non si sa che cosa sia. E quindi per fare questo, anche qui si può utilizzare un sistema, una struttura che ci permette non solo di avere l'equivalente moderno, ma anche di preservare la variante antica. Oppure, nel caso in cui noi vogliamo andare a correggere degli errori, ci permette di avere la versione corretta della parola, ma anche la versione sbagliata. E questo, nel processo che vi ha illustrato Elia e che io ho schifosamente provato a riassumere qui, ci è utile perché vi faccio vedere come appare un testo normalizzato. Questo è un testo estrapolato dai giornalini della Casona e vedete che ci sono dei tag, anche qui viene utilizzato un formato XML, ci sono dei tag all'interno dei quali vengono racchiuse delle parole. Ci sono in questo caso due tipi di tag. Il primo, che è quello che sto evidenziando adesso, che si chiama not variant,
che dice al software che questa parola qui, così come appare in questa frase qui, ogni qualvolta apparirà all'interno dello stesso testo in quella forma lì, è una parola giusta, è una parola corretta, non c'è bisogno di fare correzioni. Quindi se il software che ha sviluppato Elia sputa fuori un testo in cui c'è la parola genitori, così come appare, sappiamo che quella parola lì è corretta. La stessa cosa non vale, per esempio, per la parola amici, o meglio, in questo caso la parola amici è quella che io sono andato ad inserire manualmente, perché la versione originale che appariva nell'OCR invece era questa, amici, adesso ve la metto in nero così si nota meglio. Quindi in questo caso questo file ci sta dicendo: attenzione, nel testo originale appare la parola anmigi, però questa parola non è corretta. La parola corretta è amici. In questo modo io da linguista posso dare questo file in pasto ad un software e posso focalizzarmi solo sulle parole corrette, oppure, ad esempio, se questo mi dovesse servire, dire no, fammi vedere il testo originale con tutti gli errori che questo comporta. Allo stesso modo, però, queste informazioni qua io poi le posso passare, in realtà in parte le ho già passate, ad Elia, che riesce quindi a creare un, correggimi se sbaglio, in Python penso si chiami un dizionario. Quindi un insieme di elementi nei quali ci sono coppie di, in questo caso, parole, e quindi il software sa che c'è una corrispondenza. Quindi in questo caso io posso dare ad Elia l'informazione che se nel testo di cui tu hai fatto l'OCR vedi che appare la parola anmigi, allora molto probabilmente quello in realtà è un'occorrenza della parola amici. E quindi in questo modo si riesce a fare una sorta di ping pong nel quale io ottengo dei risultati, riesco già a ottenere un'analisi che ci può dare, e adesso andrò anche su questo elemento, delle informazioni linguistiche, ma allo stesso tempo posso contribuire al pre-processing o al fine tuning dell'algoritmo andando a dare queste informazioni. Andiamo poi sulla seconda parte e qui torniamo sul discorso metadati. Di nuovo, ormai mancano 10 minuti, se avete domande scrivetele pure in chat, se no insomma vedremo di essere i più puntuali possibili. L'altra cosa sulla quale stiamo lavorando ora è quella utilizzare l'analisi linguistica per arricchire i dati originali. Che cosa voglio dire? Torno qui alla rete di parole perché vorrei anche far vedere proprio nel concreto come appare questa cosa. Ammettiamo di voler inserire, un po' come Elia ci aveva raccontato all'inizio per il riconoscimento immagini, voler inserire gli elementi caratterizzanti di un testo. Elementi caratterizzanti che cosa vuole dire? Sostanzialmente gli argomenti, le parole più importanti. Le parole piene, quindi non congiunzioni, non articoli, eccetera, ma sostantivi e verbi, quindi quelle parole che ci danno un'idea dell'oggetto contenuto nel testo, vogliamo utilizzare quelle informazioni per annotare, per inserire delle etichette in ognuna delle pagine della casone e dire, bene, in questa pagina si parla prevalentemente di ottobre. Prendo una parola a caso, la prima che mi appare qua. Ottobre, tra parentesi, non so se avete notato, ma Voyant ha automaticamente calcolato nel momento in cui ho cliccato su ottobre le parole, i collocati di ottobre, quindi le parole che sono legate a ottobre. Io, attraverso questo tipo di analisi, diciamo, sono in grado anche solo a colpo d'occhio con una rete del genere di capire l'argomento del testo, di poter vedere se, ad esempio, si parla di comunità, di che tipo di comunità si parla. Beh, c'è sicuramente la comunità cristiana e la comunità di base, che abbiamo già detto prima, però sappiamo anche, questo ovviamente non è che sia una grande scoperta, sto solo provando a descrivere i vari risultati, è una comunità di Modena. Probabilmente
mi viene già da pensare, se io fossi la persona che poi va ad utilizzare queste informazioni per studiare la storia di questa comunità di base, già posso farmi un'idea del fatto che quando la comunità di base scrive di se stessa, lo fa prevalentemente in relazione alla città di Modena. È una supposizione che poi posso andare a verificare attraverso una lettura più puntuale delle occorrenze in cui comunità e Modena appaiono insieme, però ad esempio questa informazione, se fatta da una persona che sta cercando di capire se la comunità di Modena ha avuto contatti, ha fatto eventi, ha avuto uno scambio con altre comunità, ecco, già dall'individuazione di questa rete di parole me ne posso fare un'idea. E questo è un po' il metodo con il quale stiamo lavorando, cioè a partire dalle informazioni caratterizzanti dei testi, estrapolare delle keyword, delle parole chiave, dei tag che ci permettano di arricchire questi testi, di modo che da un lato siamo in grado di dare un ordine, sistematizzare le cose sulla base dei contenuti reali di questi dati. Quindi i giornalini, i volumi della Casona, non ricordo quanti fossero, penso qualche decina. Si tratta ovviamente di pubblicazioni, non stiamo parlando di volumi da migliaia di pagine, ma si tratta comunque di diverso materiale di testo. Avere la possibilità di arricchire in maniera semi-automatizzata e quindi di poter dire questo numero ha a che fare prevalentemente con gli anziani. Si parla prevalentemente di quello, già è utile nell'ottica di avere un archivio navigabile secondo diversi criteri, anche perché, e qui mi avvio verso la chiusura, l'archivio di fonti orali è un progetto in, come si dice anche in ambito di design, in beta permanente. È in costante evoluzione e anche le collaborazioni che stiamo portando avanti crescono. Elia è, passami il termine lì, non te ne avere male, è un acquisto recente, come si dice nel mondo del calcio mercato, anche se non segui il calcio, però è un acquisto recente che ci ha permesso però di implementare, insomma, una parte grossa, veramente una parte grossa di una traiettoria diversa rispetto a quella che inizialmente ci si era immaginati per AFOR, che voleva essere appunto un archivio di interviste. Abbiamo potuto implementare anche dati di un altro tipo, quindi in questo caso documenti cartacei, grazie alla collaborazione con Elia e con Conoscere Linux. E quindi in questo caso, diciamo, abbiamo ampliato ai potenziali prototipi. Si fa, come ci ha detto più volte Elia, un po' quello che si riesce a fare, anche perché poi spesso chiaramente si presentano problemi per i quali magari ancora oggi non abbiamo risposte, magari noi come squadra, ma magari ce le ha qualcun altro lì fuori, oppure perché, come succede esattamente nell'ambito dell'informatica, anche in linguistica ci sono delle questioni più, diciamo, concettuali che ancora non sono state risolte. Quindi ci sono ancora alcune cose che in linguistica computazionale non possono essere descritte da una statistica con un modello matematico. E quindi, diciamo, è tanto archivio pensato per preservare, per promuovere una certa memoria, anzi certe memorie, quanto anche un vero e proprio laboratorio per cercare di sperimentare. Io chiuderei qui, anche perché ormai mancano 4 minuti e insomma vi abbiamo parlato di diverse cose, di tante cose diverse. Se c'è qualche minuto, chiediamo scusa di nuovo per la confusione con il link. Se ci sono qualche domande per noi, insomma, ovviamente se volete anche che ci dilunghiamo un po' di più per rispondere alle domande, insomma, senza andare troppo in là, ma qualche minuto in più penso ce lo possiamo concedere, diteci voi. Rimaniamo un attimo qui in attesa, intanto tolgo la condivisione dello schermo. E il video verrà caricato sul canale di Conoscere Linux, giusto? Hanno chiesto in chat.
Sì, penso verrà caricato anche sul canale di Conoscere Linux, penso, non solo, di sicuro Conoscere Linux, direi forse anche quello di Ovislab, però. Che è CVQuiet, giusto quello di Ovislab. No, adesso lo cerco, ti dopo lo mando. Che l'avevo cercato, ma mi trova solo CVQuiet come cercando Sì. Ovislab. E, beh, a questo punto, adesso così anche giusto per provare un'interazione, vedo che Ale ci ha scritto che ha perso una parte del webinar. Se hai una domanda così al volo, anche su magari una cosa che è già stata detta mentre ancora dovevi entrare, molto volentieri. C'è qualcun altro? Cioè, Ah, no, ecco, mi correggono dalla regia, ci dicono che il video verrà caricato solamente sul link di Conoscere Linux, quindi il link che vi ha dato Elia in chat è quello corretto, il canale appunto di Conoscere Linux. Sulla pagina YouTube, sì, esatto. Ok, se non ci sono domande. Aspettiamo, intanto guadagno un po' di tempo, dicendo, intanto ringraziando Conoscere Linux, ringraziando Silvia Tagliazzucchi del collettivo Amigdala, che gestisce Ovislab per averci fatto da supporto da dietro alla regia. Allora, replichiamo questi incontri. Dunque, c'è stato il webinar sulla stampa 3D da parte dei nostri colleghi di squadra, una o 2 settimane fa. Per quest'anno non penso faremo altri webinar di questo tipo. Faremo il 19 di dicembre al Villaggio Artigiano a Ovestlab la giornata dedicata ad AFOR, al progetto AFOR. Potete trovare, anzi troverete le notizie e le informazioni sulla pagina Facebook di Ovestlab che adesso vi condivido. Ci sarà un evento nel quale faremo un po' il punto della situazione. Ecco, vedo che anche Silvia ha già postato online. Ci sarà questo evento pubblico, con diversi ospiti anche provenienti dal mondo degli istituti storici, dal mondo dell'università, nel quale cercheremo di mettere insieme i vari filoni, le varie traiettorie che abbiamo e che stiamo portando avanti. Quello che vi abbiamo fatto vedere oggi è una delle varie cose. Come diceva Elia, c'è stata la scansione 3D degli utensili degli artigiani, c'è stata e c'è tuttora anche una mappatura di luoghi e di memorie, diciamo, fisiche. C'è una parte più legata alla, diciamo, messa in valore di quelle che sono, di quello che è il sapere artigiano, quindi ci sono tante traiettorie. Nel corso della giornata del 19 dicembre cercheremo di aprire a un dialogo anche per mettere in contatto queste cose e per fare un po' il punto della situazione. Come dicevamo all'inizio, è un progetto che è nato nel 2018, ma che grazie a tante collaborazioni con tante professionalità diverse ha generato tanti germogli. Adesso cerchiamo di vedere un po', insomma, a che punto sono questi germogli e cerchiamo di dare un'uniformità a questi vari filoni. Quindi, insomma, siete le benvenute e i benvenuti se vi volete unire online a questo evento. E per il resto non sono arrivate altre domande, sono poco dopo le 7. Io direi che possiamo augurarci una buona serata. Di nuovo, grazie Elia. Ricordo che comunque i webinar già fatti, quindi sia sulla scansione 3D che questo qua, sia questo giro, sia il giro del Festival della Filosofia, sono caricati sul canale YouTube di Conoscere Linux. Registrazioni complete con tutto quanto, comprese le domande. Dato che è stato, sono fatte anche delle domande interessanti per il Festival, tra l'altro, perché c'è riverbero. Io intanto ricopio il canale YouTube di Conoscere Linux, dove, come ci ricordava giustamente Lia, potrete rivedere a breve questo webinar e anche quelli precedenti, nonché anche gli interventi che avevamo fatto al Festival Filosofia. E niente che dire, grazie della partecipazione, buona serata.